tutti amici di Spini TV, siamo qui in questa fiera di Vicenza, io sono Luca Ruggeri, sono qui con il mio amico Andrea Fusignani, uno diciamo dei primi pescatori allo fish che abbiamo avuto in Italia, forse addirittura il primo, e niente, faremo questa piccola intervista, ci andrà a illustrare come è nato il rock fishing secondo lui, come ha iniziato a praticarlo e poi andremo un po' più nel dettaglio. Ciao a tutti, il rock fishing, diciamo che Luca ha detto uno dei primi, ma non sono stato uno dei primi. Diciamo che ho seguito i primi pescatori di rock fishing quando mi sono un po' interessato a questa pesca, pensando che nelle mie zone, io vengo dalle zone dell'Adriatico centrale, non ci fossero pesci da rock fishing. Invece qualcosa c'è, qualche ghiozzo di taglia extra large, ma veramente i primi sono stati probabilmente i toscani, mi preme ricordare Stefano Guru Corsi e Emanuele Della Bartola, che sono stati i miei due diciamo guru di questa pesca, a cui chiedevo informazioni e tutto quanto. Poi, avendo la fortuna di lavorare per Tudio Distribution, che distribuisce appunto diversi marchi per la pesca rock fishing, ho cominciato a fare i primi passi e le prime catture e ci siamo evoluti. Certo, abbiamo visto anche in qualche articolo che ho scritto io, comunque il panorama generale, che è molto praticata la pesca rock fishing con le soft bait, quindi le esche in gomma, classiche montature come testina piombata, drop shot e split shot prese dal bass fishing, ma ultimamente, soprattutto ultimamente, Andrea sta pescando molto con le hard bait, quindi con le esche dure, piccole imitazioni di pesce foraggio, di calamari ed altro. E niente, Andrea, parlaci un po' di queste tue prove che stai facendo. Allora, noi abbiamo incominciato da quest'anno a distribuire un marchio molto famoso nel panorama dello spinning in mare, che è Duo. Duo ha una bellissima serie di artificiali creati apposta per il light game, quindi esche rigide, che è la serie Tetraworks. Partendo dai primi campioni che sono arrivati in Italia della serie Tetraworks, quindi parlo del piccolo jig che è l'Ikako, fino ad arrivare all'Ipless che è lo Yurameki, ho cominciato a selezionare di più la taglia per quanto riguarda le catture sia di pesci di fondo come gli onnipresenti ghiozzi delle mie latitudini, ma anche ho avuto la fortuna di catturare qualche spigola, chiaramente non di taglie esagerate, ma che comunque le attrezzature da rock fishing sono delle catture molto divertenti. E mi sono un po', diciamo, specializzato, anche se è una parola grossa, su quello che è il variegato mondo della pesca con le esche rigide, rispetto magari a chi pratica di più, come Luca per esempio, la pesca con le esche di gomma, sul fondo, quindi un baro fishing, avendo anche avuto la possibilità di poter pescare in barca, quindi praticando un light rock fishing in offshore, quindi in mare aperto, su pesci predatori pelagici come sugarelli, sgombri, palamite, chiaramente non di taglie esagerate, ma che essendo pesci rapportati all'attrezzatura, quindi fili sottili, sono un divertimento unico, ecco, insomma. Che poi diciamo è quella che è la chiave del rock fishing, cioè un'attrezzatura certo, molto leggera, diciamo poche esche, rimanere sempre molto leggero, non solo l'attrezzatura ma anche tu proprio fisicamente quando vai a pesca, il divertimento diciamo anche con piccole prede portato a quello che è certo, soprattutto quello che verrà fuori in maniera esponenziale quest'anno, sarà il light game in acqua dolce di derivazione dello street fishing, come fanno i nostri amici su della Lombardia. È una tecnica nuova, una tecnica, la sorella praticamente del rock fishing che noi andiamo a fare in acqua salsa, che però ci permette un approccio a 360 gradi su tutti i pesci che si possono trovare nelle acque dolci, quindi non pensiamo soltanto ai classici predatori come il black bass, il persico reale, il luccio, la trota e il cavedano, ma immaginiamoci anche ciprinidi che possono essere carpe, tinche, scardole, dove sono presenti, le stiamo facendo ultimamente, ci divertiamo tantissimo, sono le tilapie. Ci vuole l'acqua calda, chiaro. Ci sono pochi posti ma ci sono e si prendono, posti industriali generalmente, e soprattutto uno dei pesci probabilmente a livello di livrea più belli che abbiamo in Italia e che è presente dappertutto, che è il persico sole. Fantastico.
chi non era bambino non ha mai pescato un persico sole andando magari con la canna fissa. Beh, magari quest'estate ci proveremo ad andare a fare una battuta di pesca light game in acqua dolce per sverginare il rugge col persico sole. Ah, è vero, quello magari manca, poi ne prende un orologione. Esatto. Quello manca. Come dopo te lo metti come flavor flavor. L'attacco. Sì. Grande ragazzi. Sono contento di aver fatto questa intervista con Fuso, che è un amico veramente, è sempre un piacere. E niente, concludiamo qui questa breve intervista rivolta a quello che è il light game, lo fishing in generale, e alla prossima ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.